difensori per Inzaghi dopo Zielinski, Giuseppe Martinez e Taremi. Le ultime novità sul calciomercato dell'Inter. Il quarto colpo dell'Inter in questa sessione di calciomercato sarà quasi sicuramente un difensore, nello specifico un mancino in grado anzitutto di far rifiatare bastoni, come fatto l'anno scorso da Carlos Augusto. Il brasiliano è stato rispostato più avanti, in qualità di vice di Marco, dopo l'infortunio alla tibia di Buchanan e la decisione del club, di concerto con Inzaghi, di andare a prendere un braccetto di sinistra anziché un vero e proprio rimpiazzo del canadese. Dopo le bocciature di Oaktree, Hermoso e Ricardo Rodriguez, finanche lo scippo di Cabelle da parte della Juventus, è emersa con forza la candidatura di Zizi del Nantes. Il classe 2005 è esploso nella scorsa stagione e in Francia sostengono che l'Inter abbia già presentato una proposta da 12-13 milioni respinta però dalla società transalpina con cui è in ballo già l'operazione per Filip Stankovic. Il portiere figlio d'arte preferirebbe trasferirsi in Ligue 1 anziché al Venezia. Come scritto ieri da interlive.it, la pista Zizi è complicata da percorrere, il classe 2005 ha rinnovato da poco fino a giugno 2028 e il Nantes non ha in programma la sua cessione in questa finestra estiva. Nei piani è fra un anno, a meno di una offerta davvero irrifiutabile che adesso non sembra alla portata del club di Viale della Liberazione. La possibilità di un affare con Stankovic come contropartita appare decisamente forzata allo stato attuale. Non a caso in queste ore ha ripreso forza la candidatura di Jakub Kor, e al contempo perso consistenza anche quella di Renan dello Zenit, i russi chiedono sui 20 milioni. Il polacco è di piede mancino e conosce già la Serie A, dati i suoi trascorsi allo Spezia. Secondo le ultime informazioni della Gazzetta dello Sport, ha già detto sì al trasferimento in nerazzurro, l'Inter ha il sì di Kor, ma Marotta e Ausilio hanno una convinzione. 24 anni compiuti lo scorso febbraio, Kor ha traslocato all'Arsenal nel gennaio di un anno fa. Nelle file dei Gunners non ha trovato grande spazio, spazio che ora gli si ridurrà sensibilmente con l'arrivo di Riccardo Calafiori dal Bologna. Kor Inter, come stanno le cose. Jakub Kor avrebbe già detto sì all'Inter, ANSA, Interlive, IT. Ora gli inglesi fanno muro, pretendendo la formula a titolo definitivo. Ma per la rosea Marotta e Ausilio sono convinti che col passare delle settimane l'Arsenal possa abbassare le proprie pretese aprendo al prestito con diritto di riscatto. Diritto, non obbligo, così da consentire all'Inter di non impegnare risorse economiche in questo mercato. Kor partirebbe come riserva di bastoni, ma Inzaghi potrebbe valutarlo pure come centrale del terzetto difensivo,